Buongiorno e buon lunedì a tutti. Oggi è lunedì, quindi spero che abbiate iniziato bene la settimana. Io sto facendo la mia seconda colazione di oggi. Stamattina, lasciatemelo dire, è stata una mattina abbastanza movimentata perché mi sono svegliata alle 5 questa mattina, ma non per mia volontà, ma per colpa del terremoto. Stamattina alle 5 c'è stato un terremoto a Roma, e proprio nella parte nord-est, io abito nella parte nord-est, mi sono un po' agitata. Fortunatamente mi sono riaddormentata per un paio d'ore. Buon inizio di settimana! Allora, oggi ho delle lezioni tra mezzogiorno e le 4, quindi farò queste lezioni. Poi, oggi pomeriggio, proverò ad andare al supermercato per comprare un po' di cibo, per fare la spesa e anche per comprare delle caramelle, perché voglio fare un video su alcune caramelle italiane e raccontarvi la loro storia, la loro origine, eccetera. E quindi proverò ad andare al supermercato per appunto comprare queste caramelle, ma anche per fare la spesa, perché il frigorifero è quasi vuoto. Sperando ovviamente che non ci sia troppa gente, che non ci sia fila, eccetera, eccetera. Allora, la mia intenzione è quella di registrare il video oggi e caricarlo oggi, quindi stasera. Forse non alle 5 come al solito, un po' più tardi, però questa è la mia idea. Vediamo se ci riuscirò. Intanto mi bevo questo caffè. Allora, siamo in bagno, come vedete, e adesso mi trucco perché sono stanca. E si vede dalla mia faccia, però non siamo qui perché voglio farvi vedere come mi trucco, perché non avrebbe senso, diciamo, ma voglio farvi vedere alcuni prodotti che utilizzo perché alcuni di voi me l'hanno chiesto, alcuni, o meglio, alcune di voi me l'hanno chiesto. La maggior parte dei prodotti che uso sono di marche italiane e quindi potrebbe essere interessante per voi scoprire qualche marca nuova, non so. Allora, in realtà io non mi trucco molto, non sono un amante del trucco pesante e quindi uso praticamente delle creme colorate, sostanzialmente. Questa, la crema colorata che uso, della Pupa, che ha anche la protezione solare fattore 20. Molto strano per me fare questa cosa adesso, però la faccio. E poi uso anche, allora, principalmente uso questa, però a volte uso anche questo, che in realtà è un correttore, però siccome quando metto questo e questo i colori non vanno d'accordo, questo è molto diverso. Allora cosa faccio? A volte, per variare un po', uso questo correttore questa marca si chiama Espresso. Forse l'avete anche vista su Instagram. Questa la fanno a Pescara. Mischio il correttore con questa crema idratante, e questa crema è biologica, senza cose artificiali, industriali, e questa la fanno a Siena, e invece questa, la Pupa, la fanno a Monza, vicino Milano. Quindi a volte uso solo questa, a volte invece uso questi due insieme. E poi uso anche una terra abbronzante. Questa qua è di Diego Della Palma, che praticamente sono arrivata sul fondo. È questo.
e basta. Poi va bene, ho dei rossetti, ma questa è la matita, sempre della Pupa. Mi piacciono tantissimo le matite labbra della Pupa. Infatti questa sta per finire, ma ho questa qui di riserva, me l'ha regalata mia sorella per Natale. Poi ho anche dei rossetti. Ah, eccolo, questo è il rossetto, sempre di Diego della Palma, ed è questo colore qui, neutro. Mi piacciono molto i colori neutri. Questo è un rossetto opaco lunga tenuta, se vi interessa è il 219. E poi ho anche un altro rossetto, che è questo qua, della Pupa, che in realtà è un rossetto liquido. Anche questo me l'ha regalato mia sorella. E basta. Questi sono i miei trucchi. Ho tre cose in croce, però mi bastano queste. Ah no, aspettate. Il mascara. Questo mascara è di Kiko Milano ed è marrone. Io adoro, adoro il mascara marrone, o comunque in generale il trucco marrone sugli occhi, mi piace molto di più del trucco nero. Non so perché. Perché mi piacciono i colori di terra, no? Mi piacciono i marroni, i beige, gli arancioni, eccetera. Ok, questo è tutto. Ieri sono andata a trovare i miei genitori e mia mamma mi ha dato questo libro che penso sia interessante anche per voi, perché adesso ve lo faccio vedere. Si tratta di una raccolta di 6 racconti ambientati nel Medioevo. Allora, questo è il libro, è di Alessandro Barbero. Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri. 6 storie medievali. Mi si è scaricata la macchina fotografica e quindi adesso devo continuare con il cellulare. Ma comunque adesso non posso continuare a fare il vlog perché sto per iniziare una lezione. Tra un minuto! Va benissimo, perfetto. Se hai delle domande o dei dubbi, scrivimi senza problemi, ok? Sì, per email va benissimo. Grazie, grazie. Buona giornata anche a te. A presto. Ciao. Ok, ho finito una lezione e adesso è ora di pranzo, quindi devo preparare il pranzo. Ma in realtà il pranzo è già pronto. Perché, come vi dicevo prima, ieri sono stata a pranzo dai miei genitori, sono andata a trovarli e mia madre mi ha dato gli avanzi del pranzo da riportare a casa. E quindi io qui dentro ho la lasagna da riscaldare e da mangiare. E sinceramente sono molto molto contenta di ciò. In forno. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un pacco pieno di libri che ho comprato 2 settimane fa. Le spedizioni sono ancora un po' lente per tutta la situazione che conoscete bene. E questa settimana però dovrebbe arrivare questo pacco e non vedo l'ora, perché così potrò iniziare a leggere dei nuovi libri e potrò anche consigliarvene alcuni. Quindi sarà interessante. Fortunatamente sta uscendo il sole. Sono pronta per andare a fare la spesa. Adesso mi metto i guanti. Col mio marsupio, la mia sacca per mettere il cibo e andiamo.
sperando che non ci sia fila. Non so come farò a prendere la carta con i guanti, ma... Che carta? Per pagare. Ma questi sono... Vabbè, io c'ho i più grandi. Stra... Ok, sì, ce la faccio. Mettite l'acqua in mezzo. No, è peggio, la lascio così. Devo dire che la situazione è tranquilla. Infatti sono da sola in questa corsia. Non c'è nessuno in questa corsia, ovviamente c'è gente, però non ho fatto fila e adesso prendo alcune cosine per la cena di stasera, per esempio, e poi prendo le caramelle per il video che vi dicevo stamattina. Sono tornata a casa, la missione al supermercato è stata un successo perché non c'era fila e quanto ci ho messo? Una mezz'oretta. Mezz'oretta, sì, ci ho messo mezz'ora a fare tutto. Tra le altre cose, tra le varie cose, ho preso il caffè perché dovevo ricomprare il caffè che l'ho quasi finito e ho preso questo qui di Kimbo che era in offerta tra l'altro. E questo è adatto sia per la moka che per la macchina espresso, quindi buono. Poi ho preso la pasta, questo è uno spaghetto quadrato, e questi maccheroni o rigatoni. E poi queste sfoglie al forno, che sono buonissime per l'aperitivo. Stavo vagando su YouTube e mi è venuto in mente di dirvi quali canali ho scoperto durante la quarantena. Il primo che ho scoperto, e l'ho scoperto grazie ad un'intervista in TV, è il canale di Nazario Nesta. Praticamente lui, non so esattamente quando, ma ha iniziato il suo giro d'Italia a piedi e carica appunto gli episodi del suo viaggio su YouTube, sul suo canale. E adesso, a causa del virus e della quarantena, è bloccato in un bosco in Lombardia. E quindi è davvero divertente seguire il suo viaggio. E ho trovato l'idea fantastica perché sono dei contenuti originali, no? Un altro canale che ho trovato è il canale di una ragazza che si chiama Cizzi e che praticamente fa dei vlog e lei parla della sua vita, di quello che fa, di quello che compra, eccetera. E poi un altro canale che ho cominciato a guardare grazie ai vostri suggerimenti è il canale Cucina Botanica e ho cominciato a guardare i video di Carlotta. E mi piacciono molto. E questi sono i miei tre suggerimenti di oggi, di altri canali YouTube da guardare. E forse un giorno, se siete d'accordo, potrei fare un video del tipo tutti i canali YouTube italiani a cui sono iscritta. E così vediamo la lista delle cose che guardo regolarmente, oppure ogni tanto, oppure quando postano i video, eccetera. Mi piace l'idea, però fatemi sapere se piace anche a voi. Allora, se mi seguite su Instagram, sapete che ho iniziato una serie di video intitolata Aperitivi a casa e quindi adesso devo registrare un altro video per la serie. Quindi qui c'è il video. E adesso devo prendere gli ingredienti. Allora, oggi farò il vermuttino. Il vermuttino è un aperitivo, come dice il nome, a base di vermut. E sapete che il vermut è stato il primo aperitivo italiano. E infatti la tradizione dell'aperitivo nasce a Torino, perché è proprio a Torino che
che nasce il vermouth. Un giorno, se siete d'accordo, vi racconterò la storia della tradizione dell'aperitivo, ok? Qui ho tutti gli ingredienti e adesso registro il video. E infine ho bisogno di un pezzetto di scorza d'arancia. Limone, che arancia. E infine, ciao. E infine ho bisogno di un pezzetto di scorcia. Non ce la faccio! Ah! Scorza! Scorza di limone, Lucrezia. Scorza di limone. Bene. Bene, allora. Questo è il vermuttino. Lo conoscevate già? Oppure no? Questo è il primo aperitivo della storia degli aperitivi. Come vi dicevo, la tradizione dell'aperitivo come momento sociale è nata proprio a Torino, nella bottega di Carpano, del signor Carpano, che è l'inventore del vermouth. E tutto questo successe tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento a Torino. Ormai ho fatto il vermuttino e quindi lo devo bere. E accompagno il mio vermuttino a queste sfoglie che ho comprato oggi. E vediamo se ho delle olive in frigo. Sì, sono rimaste delle olive verdi dolci, queste qui, queste olive verdi dolci. Ok, questo è il mio aperitivo. Adesso mi metto a editare questo vlog che vedrete oggi stesso, speriamo. E niente, stavo pensando adesso, mangiando un'oliva, sto pensando che quando riapriranno i bar e i ristoranti per fare aperitivo, piangerò dalla gioia. E molte persone con me. Allora, io vi ringrazio per aver guardato questo vlog. Spero di sentirvi nei commenti sotto a questo video per chiacchierare un po'. Allora, ci vediamo nel prossimo video. A presto. Ciao.